Prego. No, aspetta, eh. Allora, aspetta, aspetta, innanzitutto, magari tracciamo un bilancio di questa prima parte, insomma, di stagione, di questa esperienza, la tua prima, diciamo, da titolare in un club senior, insomma, in una squadra senior. È una bellissima esperienza, però non è finita e non dobbiamo pensarla così. C'è ancora quasi tutto il campionato davanti. Perciò passo dopo passo, bisogna pensare sempre alla partita dopo. Perciò non si pensa al passato, ma si pensa al presente e alla partita dopo. Senti, a livello professionistico è stato il tuo primo derby, domenica pomeriggio. Mi riallaccio alla domanda del collega. Derby abbastanza movimentato. È stato bellissimo giocare un derby così, tra la gente, tutto. Quando siamo entrati subito un lampo, sembrava la scena di un film. Siamo entrati dal tunnel, siamo usciti e il lampo sembrava la scena di un film. Peccato che abbiamo pareggiato, ormai è passato, non ci pensiamo più, stiamo già pensando a Pescara dal dopo partita. Oh, tu sei tra i più giovani, anzi più giovane tra quelli coinvolti in prima squadra insieme a Emanuele Marino. Come stai vivendo questo periodo dove la squadra magari a tratti produce anche bel calcio, mette sotto gli avversari, però non vince da quasi 2 mesi di fatto ed è penultima? Come ho già detto un po' di tempo fa, secondo me siamo ancora in rodaggio, perché non vedo nello spogliatoio pessimismo, brutte idee o brutte sensazioni. Vedo sempre la gente col sorriso, la gente che ha voglia di dimostrare, perché sappiamo che possiamo dimostrare ancora molto di più. Perciò la sto vivendo in una maniera positiva e di crescita, sotto il mio aspetto. L'amarezza per la mancata vittoria nel derby, come l'hai superata? Nel senso, ci ha messo un po'... L'amarezza ci sta fino al giorno dopo. Poi sappiamo già che questo campionato ci sono tante partite da giocare, perciò bisogna smaltirla alla svelta questa amarezza. Ecco, che ti ha dato questo primo anno nei professionisti? Cioè, nel senso, dai, girato in primavera o quasi, e quindi stai vivendo da protagonista, quindi questa stagione è un campionato di Serie B. Che cosa ti ha dato a livello di crescita? Se ti ha dato qualche cosa su quel versante? Mi sto rendendo conto che sto crescendo come persona dentro, da ragazzo sto diventando piano piano uomo, anche grazie ai compagni più grandi che mi stanno vicino e mi stanno facendo crescere anche loro. Perciò ringrazio loro e vediamo cosa mi dà il futuro. Sul piano tecnico invece? Sul piano tecnico, come ho sempre detto, mi voglio sempre allenare ogni dopo allenamento e migliorare sempre qualcosa in me stesso, perché senza lavoro secondo me non si va da nessuna parte. Perciò sul piano tecnico c'è sempre da migliorare qualcosa. Qualche cosa è cambiato? È cambiato tanto qua, è cambiato tanto di testa, perché mi sto rendendo conto, anche vivere da solo e tutto, che certe cose prima non le percepivo, invece adesso sì. Come magari i dialoghi durante la partita, negli allenamenti, sto rendendo conto di tante cose che magari prima non me ne rendevo conto. Senti, sabato arriva il Pescara, o meglio no, cioè sono andato a Pescara, quindi trasferta sul campo di una squadra che ha un po' le stesse caratteristiche della Ternana, no? Molto offensiva per vocazione, e diciamo questo comporta uno sbilanciamento, quindi insomma si prospetta un sabato di super lavoro anche da quel punto di vista. Noi andiamo a Pescara per prenderci i nostri 3 punti che secondo me ci meritiamo già da un po', però sarà una bella partita secondo me. Noi andiamo lì sicuramente per fare bene, vediamo cosa succederà. Senti, dalla tribuna non si vede, non si sente, non si ascolta. Tu sei uno di quei portieri che da dietro comandi la difesa, oppure anche da quel punto di vista devi cercare di prendere possesso di quello che è il ruolo completamente del portiere? Cioè, sicuramente non sono un portiere che sta giocando da tanti anni, perciò devo migliorare sotto l'aspetto di aiutare i miei compagni, però comunque sia durante la partita cerco di dire
una cosa che aiuti il mio compagno per il bene della squadra. Non mi reputo timido, però neanche troppo esuberante. Io cerco solo di fare il meglio per la squadra e aiutarli sotto ogni aspetto. Il tuo primo infortunio, come l'hai vissuto? Com'è Non stato lontano è dalla stato il mio primo squadra? infortunio, perché già qualche anno fa mi ero rotto il quinto metatarso, ma ero piccolissimo, però l'ho vissuto nella stessa maniera che sinceramente pensavo che non potesse succedere, ma invece io ero più agitato fuori dal campo che dentro al campo. Perciò cercavo sempre di stare vicino alla squadra, magari prima delle partite andavo in spogliatoio, salutavo, andavo in tribuna, poi scendevo. Però vederla da in tribuna che vivere durante la gara è tutt'altra cosa. Io soffro di più star fuori che vedere i miei compagni dall'agitazione che stare dentro. Senti, tu hai avuto e hai, diciamo, anche la fortuna di vestire la maglia azzurra, sia pure a livello giovanile, hai già una medaglia di bronzo, voglio dire, conquistata. Ecco, sensazioni, anche perché voglio dire, comunque a un'età così giovane già vincere un trofeo con la nazionale, giocare partite importanti. Stato bellissimo perché se non sbaglio siamo stati i primi a prenderci una medaglia al mondiale. È stata un'emozione che auguro a qualsiasi ragazzo o persona di vivere perché è una sensazione indescrivibile. Bellissima perché poi quando vesti la maglia azzurra ti senti una persona che rappresenta la tua nazione e perciò cerchi di dar sempre l'anima, come in ogni cosa, secondo Adesso avete gli europei, no? Cioè, me. avete la fase Abbiamo. elite, probabilmente vi qualificherete, quindi altro appuntamento. Non partiamo prevenuti, partita dopo partita. Senti, dunque, un portiere vede la squadra giocare da dietro, quindi si rende conto anche di quella che è la fase difensiva, che è cambiata, inutile nascondersi dietro un dito. È cambiata nel senso che oggi sembra essere sicuramente una fase un po' più compatta, un po' più efficace. Come ho detto prima, secondo me senza lavoro o comunque sia lavorando seriamente non si riesce a migliorare magari quei dettagli che prima non riuscivamo a migliorare. Il mister è stato bravissimo a aiutarci a livello difensivo e i risultati si stanno vedendo, speriamo di continuare così con tutta questa linea qua difensiva. Quindi vedi meno affanno, meno Vedo apprensione più rispetto. sicurezza e più conoscenza fra il compagno di reparto. Sicuramente quello ho notato dal rientro dall'infortunio. Vedo proprio che si capiscono solo con gli sguardi. Guardando il tuo futuro oltre questa stagione, avverti un po' la pressione di rappresentare una squadra importante come il Milan, comunque il futuro del calcio italiano? Io sto pensando a Pescara, perciò non so cosa rispondere sinceramente. Io cerco di lavorare come ogni settimana, poi vediamo cosa succede. Tre portieri giovani, tutti e tre, concorrenza leale sicuramente Sì. fra voi tre, no? Il rapporto tra voi. No, il rapporto fra noi è bellissimo perché comunque sì, andiamo a mangiare sempre insieme da Alfio, quando magari finito l'allenamento magari Marco mi accompagna a casa, comunque sì, non c'è astio come si può dire, c'è un bel rapporto ed amicizia secondo me, almeno dal mio punto di vista. A Pescara succederà un fatto inedito in stagione, non ci sarà quantomeno dall'inizio Sandro Pokeschi in panchina, ci sarà Emilio Coraggio, il vice. Vi mancherà la presenza, magari a tratti anche un po' esagerata, no? Vocalmente, comunque a livello di impatto nella squadra, la sua presenza in campo? Secondo me lo staff si lavora con Mr. Pokeshi ha le sue stesse idee, perciò come se non c'è lui c'è Emilio Coraggio e sono la stessa identica cosa secondo me. Perciò posso dire che c'è ma non c'è, non so come spiegartelo. Non fa troppa differenza, ecco. Perché comunque sia sono sempre le sue idee, sono sempre i suoi discorsi che vengono fuori. E vista la prestazione che hai sfoderato, secondo me da veterano più che da giovane, quale sei, se questo derby che hai giocato ti ha più caricato o più messo ansia?
L'eroe del derby sembra una parola esagerata perché comunque sia siamo stati un po' tutti protagonisti di questa partita qua. Non bisogna elogiare uno più di un altro, bisogna mettere tutti sullo stesso pari. Si vince in uno, si perde, si vince in 11, si perde in 11. E le sensazioni post derby sono, come dire, mi hanno dato più carica a me come al gruppo, per voglia di migliorarsi ancora di più e cercare questa vittoria.